Purtroppo però l'aderenza ai programmi di screening non è ancora diffusa a tutto il territorio nazionale e a tutte le categorie di persone a rischio. Sicuramente c'è una differenza enorme nell'ambito del territorio nazionale fra la solida divisione nord-centro-sud. Al nord e al centro c'è una grossa partecipazione a tutte le campagne di screening, mentre nel centro-sud e nelle isole questa partecipazione è molto limitata, ma non solo, in molte regioni, in molte province italiane del centro-sud addirittura non è stata neanche attivata e non sono funzionanti delle campagne di screening. Questo è un problema enorme che deve essere risolto e mi sembra che in questo momento da parte del Ministero della Salute ci sia un grosso sforzo per cercare di appianare questo gap, questa differenza enorme che esiste fra le regioni italiane. Ma comunque anche in quelle zone dove le campagne di screening sono attive da lungo tempo, l'adesione a questi programmi non è così alta come si vorrebbe. Per fare anche un esempio, la sola città di Milano, tutto sommato alle campagne di screening partecipa una quota di popolazione a rischio che è valutabile fra il 50 e il 70%, sicuramente elevata, ma un tentativo di migliorare ulteriormente questa adesione deve sicuramente essere fatto e sarà sicuramente fatto nei prossimi anni. Vorrei anche dare un ultimo cenno su alcuni aspetti particolari di categoria a rischio. Spesso si parla di familiarità, di ereditarietà di tumori di vario tipo, in particolare di tumore alla mammella. Direi che nel tumore alla mammella è vero che esiste una familiarità che in alcuni casi diventa ereditarietà, ma è in una frazione molto piccola di pazienti. Sono veramente una minima percentuale di donne affette di tumore alla mammella, le cui caratteristiche principali sono di aver avuto diversi casi nell'ambito del nucleo familiare, e oggi in questo gruppo di pazienti è possibile fare quello che viene definito un counseling genetico, cioè un colloquio con lo psicologo, col genetista, con l'oncologo e poi eventualmente l'effettuazione di un test genetico che consente di determinare se quella donna ha quella mutazione particolare che la rende ad altissimo rischio di poter sviluppare un tumore della mammella.